Ciao, sono Fiore, sono una scrittrice e sono anche un'avida lettrice. Ciao, sono Carolina e anche io sono un'avida lettrice. Ed è per questo motivo che ho aperto Komorebi, una fumetteria online che da poco è diventata anche una libreria. Dopo aver lavorato insieme all'uscita del mio ultimo romanzo, Il Re delle Volpi, Carolina ed io ci siamo divertite così tanto che ci siamo dette, ok, adesso dobbiamo metterci a lavorare insieme a un progetto per chi come noi ama tantissimo la lettura. Quindi ci siamo chieste che cosa ama di più ogni lettore, oltre all'andare in libreria e ad accumulare tantissimi libri. Tenere traccia delle sue letture. Ogni libro letto è una grande avventura ed è meraviglioso scoprire che cosa ci lascia ogni storia e in che modo ci arricchisce. Da lettrici quindi ci siamo chieste cosa ci piace fare dopo aver finito un libro, soprattutto se l'abbiamo amato con tutto il cuore. Con questo pensiero in mente abbiamo dato via a questo progetto. Quindi, cosa è meglio di un reading journal per appuntare, tener traccia e custodire tutto ciò che ci regala un libro a fine lettura? Questo reading journal è stato creato da noi lettrici per voi lettori. Un reading journal per tutti i lettori e le lettrici forti che come noi vogliono tenere traccia dei mondi che hanno visitato, delle esperienze che hanno vissuto attraverso le pagine dei libri letti. Lo abbiamo curato nei minimi dettagli per renderlo completo al punto giusto, ma lasciandovi abbastanza spazio per potervi sbizzarrire con la personalizzazione. Toccherà infatti a voi riempirlo di titoli, recensioni, voti, appunti, note, pensieri, quello che volete. Il libro è l'amico più fidato per un lettore e speriamo che questo reading journal possa essere il vostro nuovo compagno di letture. Perché abbiamo scelto Kickstarter? Ci piaceva moltissimo avere un rapporto diretto fra noi e voi lettori e quindi saltare lo step della casa editrice. Kickstarter ci è sembrato subito la realtà perfetta per questo progetto. Abbiamo bisogno di voi per trasformare questo nostro sogno in un libro reale e concreto, da sfogliare, stringere tra le mani e riempire di parole e titoli. La copertina del nostro reading journal è stata realizzata da Giuseppe Quattrocchi, conosciuto anche come Gatsby Book. Oltre a essere uno straordinario lettore, ha anche un copertinista fantastico e siamo veramente felicissime della copertina che ha realizzato per questo progetto. È partito da un concept secondo noi meraviglioso, ovvero la stanza ideale di ogni lettore. Alice poi è arrivata in nostro aiuto e ha trasformato tutte quante le nostre idee in righe scritte in realtà. Ciao, sono Alice e oltre ad essere una grafica sono anche una fumettista e illustratrice. Forse mi conosci già per i miei libri Calypso e Neon Brothers. Per il reading journal abbiamo cercato di mantenere un'estetica pulita che vi potesse permettere di personalizzare il journal, pur mantenendo un gusto letterario e da vecchio registro di biblioteca che noi personalmente adoriamo, in pieno stile Dark Academia. Ma vogliamo dare una sbirciatina e scoprire che cosa troverete all'interno del reading journal? Non vi vogliamo svelare tutto quello che potrete trovare al suo interno, però intanto ecco qualche anticipazione. Avrete a disposizione 100 schede review da compilare per poter annotare le vostre citazioni preferite del libro appena letto, dare un voto colorando le stelline da 1 a 5, inserire la cover stampata per arricchire il vostro journal ancora di più. C'è sempre spazio per la personalizzazione, quindi potrete sbizzarrirvi con colori e sticker. Ehi, qualcuno ha detto stickers? Incrociamo le dita per gli stretch goal. E sfruttare la sezione note lasciata bianca e libera per voi da personalizzare. Nel nostro reading journal ovviamente non potevano mancare le book challenge. Troverete infatti la 7 libri in 7 giorni e la Kingathon. Oltre alle challenge più care della nostra community, troverete anche tantissimi spunti per delle challenge davvero interessantissime, come il bingo dei classici o il bingo dei fantasy. C'è anche spazio per creare da zero la propria challenge di lettura. All'interno del reading journal vi aspettano tantissimi altri extra, ma non vi vogliamo svelare tutto ovviamente. Preferiamo lasciarvi un po' di magia e sorpresa per quando la potrete sfogliare finalmente a casa vostra, ma per farlo abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto. Noi crediamo davvero tantissimo in questo progetto e adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto per poterlo far diventare realtà. Non vediamo l'ora di poter accarezzare la copertina in soft touch e sfogliarlo e riempire le sue pagine con titoli, recensioni, citazioni e pensieri. Il libro è l'amico più fidato di un lettore. E speriamo che questo reading journal possa diventare il vostro nuovo compagno di lettura. Ciao e grazie! Ciao!